Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse a Nicodemo: come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che sia innalzato il Figlio dell'uomo, perché chiunque crede in lui abbia la vita eterna. Dio, infatti, ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito, perché chiunque crede in Lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. Dio, infatti, non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di Lui. Chi crede in Lui non è condannato, ma chi non crede è già stato condannato, perché non ha creduto nel nome dell'unigenito Figlio di Dio. E il giudizio è questo: la luce è venuta nel mondo, ma gli uomini hanno amato più le tenebre che la luce, perché le loro opere erano malvagie. Chiunque infatti fa il male odia la luce e non viene alla luce, perché le sue opere non vengano riprovate. Invece chi fa la verità viene verso la luce, perché appaia chiaramente che le sue opere sono state fatte in Dio. Parola del Signore. Carissimi amici, fratelli e sorelle, cari telespettatori, oggi la quarta domenica di Quaresima, che viene definita dalle prime parole introitali della messa di oggi Domenica della Letizia, no? Letare, letare Gerusalemme, rallegrati Gerusalemme. E in questa quarta domenica di Quaresima ancora San Giovanni ci accompagna con il suo Vangelo. Oggi troviamo, come abbiamo sentito, il Vangelo di la risposta di Gesù a Nicodemo, il Vangelo del serpente innalzato nel deserto, ma che è preparazione, è annuncio, è profezia, ecco, della croce che sarà innalzata per la nostra salvezza. È un celebre passo giovanneo questo che sentiamo nel Vangelo di oggi. È un brano che viene tratto da questo colloquio notturno, ecco, di Gesù con Nicodemo, un dialogo notturno. La notte nella Bibbia è anche emblema della ricerca, di una ricerca anche affannosa, ma comunque determinata, la ricerca di un senso di vita, di risposte profonde. Ecco, è un dialogo notturno tra Gesù e Nicodemo. E Nicodemo qui è il rappresentante di un giudaismo ufficiale ortodosso, non solo dell'uomo in ricerca, ma Nicodemo rappresenta proprio il giudaismo ufficiale ortodosso, come la samaritana che seguirà poi, che segue nel Vangelo di Giovanni. La samaritana sarà la rappresentante di un giudaismo eterodosso, appunto il giudaismo dei samaritani. E San Giovanni, come sempre, ci impegna nella lettura del suo Vangelo e nello stesso tempo ci affascina. Scriveva un grande padre della Chiesa, un grande esegeta, Origene, terzo secolo d.C.: il fiore delle sacre scritture è il Vangelo. E il fiore del Vangelo è il Vangelo di Giovanni, il cui senso profondo e riposto nessuno potrà mai pienamente cogliere. È affascinante ed è impegnativo il Vangelo di Giovanni, perché il quarto evangelista ama tratteggiare il mistero della Pasqua di Cristo, ecco, sotto una immagine simbolica
di tipo verticale, l'elevazione, l'innalzamento, l'esaltazione. La croce di Cristo che è eretta sul Golgota e affonda nella terra, però il suo vertice è nei cieli. Ed è ciò che viene affermato esplicitamente anche del serpente di bronzo eretto, ecco, nel deserto da Mosè, che, come narra il libro dei Numeri, questo serpente di bronzo elevato da Mosè nel deserto faceva rimanere in vita chi lo contemplava, questo serpente di bronzo elevato in alto da Mosè nel deserto diventa simbolo della salvezza. Per Giovanni quel serpente mosaico è segno veterotestamentario della croce di Cristo che è innalzata in mezzo all'umanità. Un antico adagio, un antico detto della spiritualità benedettina recita così: stat crux dum volvitur orbis. La croce è sempre lì, è sempre piantata al centro, mentre il mondo si evolve, mentre il mondo gira, mentre il mondo cammina. La croce di Cristo innalzata in mezzo all'umanità. Nel quarto Vangelo, nel Vangelo di Giovanni, la croce elevata è il polo di attrazione del credente, è il polo di attrazione della fede del credente ed è la sorgente della salvezza. Gesù lo dirà nel capitolo 12 del Vangelo di Giovanni: quando sarò innalzato da terra, attirerò tutto a me, e dirà questo Gesù con un discorso cosiddetto di rivelazione, in verità ti dico, vi dico, aveva premesso. E poi, quando sarò innalzato da terra, attirerò tutti a me. Dunque, davanti alla croce di Cristo, si decide il destino dell'uomo, ma si produce anche una grande divisione che separa la storia. La croce sul Calvario, ma i vertici, come dire, i lati ascensionali o discensionali del Calvario sono divisione che separa la storia. Da un lato c'è il mondo che non crede ed è condannato, c'è il mondo delle tenebre, dall'altro lato c'è il mondo della luce. Da un lato c'è il mondo di coloro che fanno il male, il mondo di coloro che odiano la luce, che compiono opere malvagie, e dall'altro lato c'è il mondo che crede ed è salvato, è il mondo della luce, è il mondo delle opere che vengono fatte in Dio, e coloro che operano la verità e vengono alla luce. Dunque, vedete, lungo i due versanti, no, del Calvario, del colle della crocifissione, si ordina tutta l'umanità nella sua scelta più profonda, nella sua scelta più decisiva, espressa, secondo il linguaggio di San Giovanni, attraverso appunto la contrapposizione luce e tenebre. È il linguaggio che San Giovanni fin dagli inizi, fin dal prologo, mette in evidenza. La luce venne nel mondo e le tenebre non l'hanno sopraffatta. Allora anche noi, davanti alla croce, oggi dobbiamo compiere la nostra scelta. La Quaresima, riproponendoci la croce di Cristo nella sua nudità, ci invita a ritrovare sotto le sovrastrutture, in mezzo ai meandri della dispersione, ci invita a ritrovare la sostanza del messaggio cristiano. Convertitevi e credete al Vangelo.
Dirà San Paolo: noi predichiamo Cristo crocifisso, potenza e sapienza di Dio. La centralità, la sostanza del messaggio cristiano. Questo è il centro spirituale del Vangelo di oggi. Però intorno a questo centro essenziale, a questo nucleo essenziale, a questo centro spirituale del Vangelo di oggi, San Giovanni ci fa cogliere sette espressioni, sette parole, sette verbi: il credere, l'amare, l'odiare, il condannare, il salvare, il venire alla luce, l'operare la verità. Il verbo credere, se avete fatto caso alla lettura del brano del Vangelo di oggi, ricorre ben cinque volte. Credere non è solo accettazione della verità, questo verbo credere, ma è aderire, è adesione ad una persona che è il Cristo. Il Papa insiste molto su questo, anche nella Gaudete et Exultate, la dimensione della incarnazione che noi credenti, noi discepoli di Gesù, non possiamo mai perdere di vista. Una evangelizzazione che dimenticasse questa fondamentale caratteristica della incarnazione sarebbe sventurata, perché sarebbe un'evangelizzazione senza il Cristo. Dunque il verbo credere non è solo, ripeto, accettazione di una verità, ma è adesione ad una persona concreta, vivente, a Cristo. Nella Bibbia non si crede a qualcosa, nella Bibbia si crede a qualcuno. E perciò a questo verbo credere possiamo accostare il secondo verbo, l'amare. Qui nel brano del Vangelo l'Evangelista riferisce questo verbo amare al Padre. E questo amore viene mostrato nel suo espandersi universale a tutto il mondo. L'amore del Padre è per tutti, è universale. Solitamente l'amore di Dio è rivolto ai discepoli. Sentite come dice l'Evangelista: in questo si è manifestato l'amore di Dio per noi, Dio ha mandato il suo Figlio unigenito nel mondo perché noi avessimo la vita per Lui. Dunque è l'amore del Padre per tutti, perché tutti abbiano vita per Lui. A questo amore risponde, non di rado, l'odiare. All'amare, a questo amore riferito al Padre, amore per tutti, risponde spesso l'odiare, è il terzo verbo che possiamo estrarre dal brano del Vangelo di oggi. Chi fa il male odia la luce. In altre parole, è il dramma del rifiuto del nome dell'unigenito Figlio di Dio. Se dovessimo dirlo con il linguaggio catechetico, sarebbe il peccato contro lo Spirito Santo. È il dramma del rifiuto del nome dell'unigenito Figlio di Dio, cioè è il dramma del rifiuto della persona e della parola del Cristo. E allora Dio, dinanzi a questo odiare, compie una doppia azione nei confronti del mondo. Il quarto verbo, condanna. Da un lato Dio condanna l'umanità peccatrice. Cristo ha questa coscienza.
Cristo ha la coscienza di dover compiere anche questa amara ma necessaria opera di giustizia contro le infamie, le oppressioni, i delitti che celebrano i loro trionfi nella storia. Sempre nel Vangelo di San Giovanni, Gesù dirà: «Io sono venuto in questo mondo per il giudizio, il Padre ha affidato ogni giudizio al Figlio». Di fronte all'odiare scatta la condanna, ma scatta anche il salvare, il quinto verbo. Questo quinto verbo, antitetico al precedente, condannare, il salvare, quello che il Padre e il Figlio desiderano ardentemente fare per l'uomo. È un verbo, il salvare, che il Padre e il Figlio desiderano ardentemente coniugare per l'uomo. Dirà sempre Gesù, poco prima della sua morte: «Io non sono venuto per condannare il mondo, ma per salvare il mondo». Ed è la dichiarazione che oggi leggiamo agli inizi del ministero pubblico di Gesù. Allora, per essere accolti nell'orizzonte di questo salvare, per essere accolti nell'orizzonte di questa salvezza, è necessario, sesto verbo, venire alla luce. Sappiamo che Giovanni, nell'antitesi simbolica tra luce e tenebre, riassume tutto il segreto della storia umana. Cristo è luce del mondo. Nella liturgia della veglia pasquale addirittura lo diremo cantando: Cristo, luce del mondo. Cristo è la luce del mondo. La Chiesa, in uno dei documenti più solenni del Concilio Vaticano II, la Costituzione Dogmatica sulla Chiesa, comincia proprio così: Lumen Gentium, è Cristo la luce delle genti. Cristo, luce del mondo, entra nel mondo, le tenebre cercano di soffocare questa luce, di soffocare il Cristo, cercano di cancellare il Cristo dall'orizzonte. Ma la luce svela la vera natura delle cose e delle persone. La luce impedisce che le miserie e le vergogne rimangano nascoste, rimangano celate. Quando la coscienza è limpida, si viene alla luce con gioia. Ed ecco a questo punto la settima ed ultima espressione del Vangelo di oggi: operare la verità. Operare la verità. Operare la verità era una frase ed era anche un programma, evidentemente, caro ai monaci di Qumran, della comunità antica di Qumran sul Mar Morto. Operare la verità. Che significa? Significa orientare la propria vita sulla verità. Ma la verità è il Vangelo di Cristo, è Cristo, secondo il linguaggio giovanneo. Operare la verità. Ecco allora, carissimi amici, carissimi fratelli e sorelle, come queste sette parole che, come dire, contornano la sostanza del Vangelo di oggi, della centralità della croce, queste sette parole possono diventare sette lampade, se vogliamo, che illuminano la nostra coscienza e nello stesso tempo orientano anche il nostro cammino di conversione quaresimale. Per questo vorrei concludere con una preghiera prima di lasciarci, prima di salutarci. E facendomi voce di tutti voi, vorrei dire così: Signore Gesù, tu sei la luce della mia vita, tu dai luce alla mia vita. Ti prego, fa che io divenga ogni giorno di più figlio della luce, cioè
capace di riflettere sempre e solo la tua luce con la testimonianza di un amore vero verso tutti i miei fratelli e sorelle, senza escludere mai nessuno, proprio come hai fatto tu. E così sia. Buona domenica letare, buona quarta domenica di Quaresima a tutti voi. Sia lodato Gesù Cristo. Thank you.